Ci sente? Ecco, io sì, vi sento. Ecco, adesso va bene. Oh, allora. Allora, benvenuto al bullone. Piero Angela, cioè non sa che siamo tutti un po' sotto shock per questa cosa. Siamo tutti felicissimi. E devo dire. Bene. Allora, iniziamo subito così non perdiamo troppo tempo. L'intervista, qua ci sono un po' di ragazzi del bullone connessi e l'intervista però sarà, diciamo, condotta da Pietro in particolare. Quindi lascio la parola a lui e poi siamo qui. Bene. Salve prof, è un onore averla qui. Noi siamo il bullone, ringraziamo tanto. E niente, allora presentiamo Piero Angela, chi è? Oggi abbiamo qui con noi uno dei divulgatori forse più importanti della televisione italiana degli ultimi 40 anni. Abbiamo veramente un pezzo grosso, un monumento della televisione italiana, un saggista italiano di spicco, uno scienziato, un conduttore televisivo, basta così, un giornalista. Basta così. Quindi direi che è veramente un onore. E quindi ci siamo chiesti, perché allora non affrontare la tematica della scienza, delle fake news in un momento così delicato dell'attualità con un divulgatore scientifico come lei che di comunicazione ne sa qualcosa sicuramente. Allora, la scienza diciamo che ci è giunta in soccorso soprattutto in questa situazione con la pandemia di Covid-19 con risultati straordinari, parliamo di vaccini ad esempio. Eppure la scienza, gli scienziati, secondo molti, non sono riusciti a comunicare forse nel modo giusto i loro risultati. Nel film Don't Look Up, che ha creato parecchio scandalo, pareri divergenti, è un film per molti geniale, è un film sicuramente ironico, molto originale, che ricorda un documentario come quelli che ha girato anche lei. Quindi nel film Don't Look Up vengono ridicolizzati anche molti, molti risultati importanti della scienza. Secondo lei che cosa è mancato? Che cosa è mancato alla comunicazione, alla divulgazione di oggi popolare dei media? Secondo lei hanno un ruolo importante i governi nella comunicazione? È un errore anche del governo italiano quello di questa prevalenza anche di fake news, di questa interpretazione forse sbagliata dei dati? Come si fa a divulgazione oggi? Dunque, io ho scritto dei libri su queste cose qua. Mi sente? Va bene, sento l'audio? La sento. Allora, io cito sempre una massima attribuita a Confucio, che bisogna tenere presente perché è carina, semplice, ma che è illuminante. E dice così: la scienza è sapere quello che si sa e non è sapere quello che non si sa. Allora, sembra un po' quelle frasi che faceva Catalano con Renzo Arbore, un po' così fantasiose. In realtà, se uno ci pensa bene, è proprio quello. Io le dico, una delle cose che mi ha colpito quando ho cominciato a fare divulgazione scientifica è che ho incontrato degli scienziati ai quali facevo delle domande e loro mi rispondevano, non lo so. Non lo so, ecco, questa è la grande forza della scienza, cioè non sapere quello che non si sa, non avere una risposta per tutto. Ora, nella vita noi siamo abituati, anche nei dibattiti che vediamo in televisione o nel dibattito politico, a trovare persone che hanno sempre una risposta per tutto. Lei ha mai sentito un politico dire non lo so? No, guai! Dice, ma come non lo sai? Sei un politico, devi sapere. O un economista, già gli economisti stanno più attenti. Ma naturalmente anche nel colloquio con le persone ognuno tende a pensare che le sue idee siano la verità. La grande rivoluzione della scienza è stata di dire non lo so. Cioè, sapete, Galileo è quello che ha messo, anche se poi le cose già maturavano, ma questo veramente pietra miliare, che la scienza è dire le cose che
si dimostrano. Perché ho fatto questa premessa? Perché tutto quello che abbiamo sentito in questi 2 anni è quello che abbiamo sentito da parte di scienziati che sono venuti in televisione, virologi, infettologi, epidemiologi, tutte persone per bene, le quali però venivano continuamente sollecitate a dire la loro. Allora, secondo me, cioè, dal punto di vista scientifico, questi avrebbero dovuto dire non lo so, fine del dibattito. In realtà la gente vuole sapere di più e quindi esprimevano pareri, opinioni personali che possono essere diverse. E questo anche è tipico della scienza. Ci sono nella ricerca persone che vanno nelle direzioni più diverse, partono da un'idea, da un'ipotesi, da un loro modo di vedere quel tipo di argomento e magari è giusto oppure sbagliato. Vi faccio un esempio, i buchi neri. C'era molta gente che diceva ma no, ma questa roba qui è una simulazione matematica. Ma figurati, tutte queste stranezze non esistono. Poi si è visto che ci sono i buchi neri, sono stati anche fotografati. Allora, a quel punto le opinioni smettono di essere tali e diventano scienza. Perché ho detto tutto questo? Perché molto spesso si sa che poi i giornalisti, io anche faccio questo mestiere, tendono a voler comunque una risposta. E molte opinioni possono essere diverse. Perché se in realtà ci pensate, di questo coronavirus non si sapeva niente. Pian piano si sono scoperte le cose. Come lei ha detto, è stato fantastico che nel giro di un anno, ma anche meno, si sono trovati vaccini, vari tipi di vaccini. In quello, devo dire, quella è scienza. Poi quello che raccontano in televisione le persone sono opinioni personali. Questo bisognerebbe chiarirlo meglio. Allora, è evidente che poi ogni volta uno scienziato si trova di fronte a problemi nuovi di cui non ha esperienza, che non conosce, può formulare un'ipotesi, può dare un'opinione. E allora, e finisco, questo ha creato un po' nel pubblico l'idea che queste persone vanno in direzioni diverse e in ordine sparso. In certi casi è successo. Vorrei dire 2 parole, poi ne parliamo meglio, sulle fake news. Lì siamo fuori dalla scienza. Siamo nel campo non solo delle opinioni, direi delle fantasie, delle cretinate, ecco, delle cose inventate, spesso molto dannose. Lei pensi che io più di 30 anni fa, quasi dunque nel 78, quanti anni fa? 78 sono quasi 50 anni fa, 45 anni fa. Ho creato una associazione contro la pseudoscienza che si chiama CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulla Pseudoscienza, dove c'è un gruppo stellare di scienziati, sono passati gran parte dei grandi scienziati dentro questo comitato. E abbiamo fatto il possibile per raddrizzare un po' queste pseudoscienze, in particolare oggi quelle che circolano sul web, e lì veramente è la giungla, altro che il far west, ci sono le bestie più incredibili che circolano. Allora, tutto questo fa una marmellata, per cui persone che non riescono bene a categorizzare, cioè,
una delle forze del pensiero è la categorizzazione. Cioè sapere suggerimenti per divincolarsi, un po' per prendere la strada giusta in questo marasma di informazioni, in questo mondo dove tutti magari vogliono avere la verità in tasca, dove a volte magari fuori anche un po' dalla verità scientifica, che è quella che effettivamente può venirci in soccorso, come ha fatto con i vaccini. Come, l'ascoltatore come fa? Guarda, l'ascoltatore si deve dar fiducia alle persone di riconosciuta competenza, e in particolare alla comunità scientifica. Perché, guardi, le do un caso. C'è un premio Nobel, Montagnier, che è un Novax, ma è completamente isolato nel mondo, non solo, ma la comunità scientifica è scandalizzata. Tenga presente che Montagnier è uno che ha detto anche in passato cose veramente fuori dalla grazia di Dio. Cioè, bisogna tenere. Allora non può dire è un premio Nobel. No, premio Nobel, purtroppo, quando uno prende il premio Nobel sembra che sia l'oracolo, può dire qualunque cosa su qualunque cosa. Allora, per rispondere alla sua giusta domanda, come orientarsi? Beh, non dando retta a gente che non è competente, primo. Lei sa, per esempio, che uno dei... il caso Stamina, non so se ne ha sentito parlare, c'era un tale laureato, non so se in psicologia, in comunicazione, che ha portato avanti una sua teoria sulle cellule staminali, di cui è completamente incompetente, ma ha trovato ascolto persino in certi magistrati che hanno obbligato degli ospedali a fare. Allora, questa è una mancanza di cultura scientifica nel nostro paese. Io dico sempre che nella scuola si insegnano le materie scientifiche, matematica, fisica, biologia, ma non si insegna la scienza, non si insegna il metodo scientifico. Ecco, per rispondere alla sua domanda, se uno comincia a sapere che le cose di cui ci si può fidare sono quelle pubblicate su riviste serie e condivise dalla comunità dei ricercatori, allora sa dov'è il faro, la lampadina che serve per illuminare il percorso. Ecco, questa certo è difficile. Approfitto per dire, visto che voi siete giovani, che io sto lavorando su un progetto proprio per la scuola. Saranno 16 puntate di Super Quark di mezz'ora l'una. Le prime 8, che dovrebbero già andare quest'anno, ne stiamo facendo gli accordi col Ministero, saranno dedicate all'ambiente. Le seconde 8, che andranno l'anno prossimo, sono dedicate proprio alla cultura scientifica, cioè spiegare ai giovani che cos'è la scienza e soprattutto cosa non è la scienza. Prof, infatti, io ho parlato troppo, non so se... Mi aggancio a quello che ha detto lei prima parlando di educazione, di scuola, perché come appunto sostiene lei, a scuola, nella scuola italiana, si insegnano le materie scientifiche, però... Come ha detto anche lei, non si insegna come capire se una scoperta è credibile. Quindi oltre a riferirci, a fare affidamento a quelle che sono le fonti più autorevoli, alle riviste scientifiche, alla comunità scientifica, eccetera, come fa uno studente a capire se una scoperta è credibile? Cioè, come può... Qui, certo, qui... Diciamo, intanto ci sono delle riviste scientifiche anche di divulgazione che sono fatte bene, ma diciamo che lì entra l'informazione e purtroppo l'informazione è carente.
perché anche nei giornali, ma anche in televisione, non è che sempre l'informazione rispetta certi parametri. Io ho sempre combattuto contro le pseudoscienze. Le faccio un altro caso, che voi siete giovani, è qualcosa che è venuto, ma forse qualche eco vi è rimasta. Il caso di Bell. Era un signore, tra l'altro una persona che faceva ricerca di fisiologia completamente diversa. Lei era specializzato nella fisiologia del gusto del gatto, quindi è una cosa molto speciale. Però è venuto fuori con una sua cura per i tumori, contestata da tutti gli esperti, ma a furor di popolo e di magistrati, fatta poi autorizzata e persino imposta certe volte. Allora lì purtroppo la comunità scientifica non ha quella capacità di imporsi, e la politica poi entra di mezzo, e siccome la gente, quando si parla di cura del cancro, evidentemente è molto sensibile, e allora a quel punto queste persone fanno leva sull'opinione pubblica. Però la domanda che le pone lei è vera: non ci sono oggi sufficienti servizi credibili di informazione ai quali rivolgersi. Guardi, adesso sia l'Ordine dei Medici che l'Istituto Superiore di Sanità, di fronte a tutto quello che circolava sul web, hanno aperto dei portali in cui ognuno, quando ha certe malattie, va a vedere quali sono le cure reali e quelle fasulle, perché purtroppo tante cure continuano a circolare. Le faccio un esempio. Io avevo fatto insieme a quel collega Gian Giponi a Superquark un servizio molto critico sull'omeopatia, che è pieno di farmacie che hanno la scritta omeopatia, che non ha mai dimostrato di essere una cura efficace, anzi, per dirle una, Dulbecco, un premio Nobel in biologia, l'ha definita pasticci senza alcun valore. Eppure la gente continua a curarsi con questa roba qui, che non fa male, ma fa male se uno si cura con quello invece di prendere una medicina efficace. Ebbene, io ho avuto un sacco di problemi perché sono stato denunciato dai medici omeopati. Ho avuto una serie di processi dai quali sono sempre uscito vincitore, e sono riuscito a far affermare nella sentenza principale che la scienza, nella scienza non c'è la par condicio. Cioè, mentre in tutte le questioni controverse, è giusto, in particolare in televisione, sulla RAI, avere le due campane, come si dice, nella scienza non è così. E siccome io avevo rifiutato di far parlare gli omeopati, mi hanno denunciato dicendo, per mancanza di rispetto verso questa regola fondamentale della par condicio. Nella scienza non c'è la par condicio, perché possono parlare solo quelli che hanno dimostrato qualcosa, non gli altri. Il primo che passa e viene a dire c'è un'ottura con cancro, e poi dice, allora sarebbe la par condicio, uno dice che la terra è tonda, l'altro che la terra è piatta, adesso giudicate voi. Ma infatti la sua lotta contro la notizia fasulla è veramente ammirevole, è un altro dei tratti distintivi anche della sua carriera, che io personalmente ammiro molto.
E poi le volevo chiedere, sempre parlando di educazione, lei che cosa migliorerebbe nella scuola? Perché io, sentendo qualche sua intervista, ho notato il peso che dà lei anche al lato emozionale, al divertimento, al fattore anche emotivo nella scuola, che l'alunno deve essere coinvolto come una persona è coinvolta quando guarda anche le sue trasmissioni. E è essenziale, secondo lei, questa componente anche di divertimento, sì, intrattenimento? Sì, certo. Quando lei dice la parola divertimento, che anch'io utilizzo, del resto c'era un motto latino, ludendo docere, insegnare divertendo. Ma il divertimento inteso come interesse. Lei vede, io mi sono occupato molto un po' del funzionamento del cervello dal punto di vista poi dell'apprendimento, per esempio. Se non c'è interesse in quello che uno ascolta, non c'è attenzione. E se non c'è attenzione, non c'è apprendimento. Una volta si diceva, una cosa entra di qua e esce di là. È vero. Il professore in mezzo, lo ripete. Diciamo, volendolo riassumere molto banalmente e semplicemente, noi siamo sensibili alle cose che ci emozionano, e probabilmente questo deriva da un antichissimo atteggiamento, comportamento di premi e punizioni per la sopravvivenza, cioè ci interessa tutto quello che ci permette di sopravvivere e che ci impedisce di sopravvivere. Quindi i nemici, i predatori, oppure il cibo da rincorrere. Questo meccanismo fa sì che c'è una specie di, si chiama ippocampo, che è una struttura antichissima del cervello, che io ho definito l'ufficio smistamento pacchi, cioè che definisce questo mi emoziona, questo non mi emoziona. Se ti emoziona, mette in moto una parte arcaica del cervello, che è il sistema limbico, il quale promuove la formazione di sostanze che attivano la fissazione del ricordo, cioè la formazione delle memorie e quindi l'apprendimento. Allora, rapidamente, riassumendo, se una cosa è emotiva, mi colpisce, la ricordo. Se rivedo molte volte o riascolto la stessa cosa, anche la ricordo, perché è come uno spot pubblicitario che a forza di essere trasmesso uno poi lo incorpora. Vede, la memoria, io ho fatto un esempio, è un po' come se lei passa su un prato e poi guarda dietro, vedrà una traccia tra l'erba di dove è passato, ma il giorno dopo quella traccia è scomparsa. Se passa avanti e indietro tante volte, quella traccia rimane, si forma un sentierino. Se poi passa con un caterpillar, cioè con emozioni fortissime, lei gli toglie tutto l'humus, non cresce più niente, quello se lo ricorderà per sempre. Quindi la memoria è fatta da questa combinazione di emozioni e ripetizioni. Allora, perché dico questo? Perché allora, il divertimento, e torniamo alla sua domanda, inteso come emozione. Io ho fatto tantissime cose e anche in questo programma di... Vedi che accendo una luce qui perché sta diventando scuro. Ecco, dicevo, anche nel programma di cui ho parlato prima, che andrà nelle scuole, quasi tutte le portate avranno un cartone animato di Bruno Bozzetto, cose fatte all'epoca sempre validissime, perché l'emozione è l'emurismo, è quella che
ci piace, lo importiamo dentro e ci permette di ricordare meglio. Ecco, allora ho fatto un giro un po' lungo, però per argomentare perché il divertimento inteso come interesse è importante per ricordare e quindi per imparare e per studiare. Come sì, anche la ripetizione. Studio che è fondamentale l'emozione, la componente emotiva, quindi sono d'accordissimo anch'io. E io le volevo chiedere, prof, ma che cos'è che le piace di più del suo mestiere? Perché lei ha scelto di fare il divulgatore scientifico? Aveva una, come dire, voleva portare più dell'intrattenimento in televisione o voleva proprio trasmettere anche quella che è la sua conoscenza, la cultura? E magari se riesce anche a parlare del suo rapporto con la cultura, dato che lei ha studiato molto, è uno scienziato, è un divulgatore di successo e quindi, come dire, è esperto in molti ambiti e quindi... Guardi, non sono uno scienziato, sono un giornalista. Io ho cominciato a fare facendo il cronista, proprio dalla gavetta, facendo le cronache locali, alla radio, perché non esisteva ancora la televisione. Poi ho avuto l'opportunità di passare alla televisione, andare in giro come inviato, fare il corrispondente. Ho vissuto 13 anni all'estero e questo mi ha aiutato tantissimo tra Parigi e Bruxelles per, diciamo, capire un po', uscire dal provincialismo della mia città, Torino, ma che poi è quella anche di tante altre città italiane, e avere un po' una visione internazionale. Per me la svolta è stata l'occasione del progetto Apollo, perché quando facevo il telegiornale io ho condotto il primo telegiornale con conduttori, perché una volta era fatto dagli annunciatori. E con Andrea Barbato, che era l'altro conduttore, ci alternavamo e io sono andato a seguire tutti i voli Apollo negli Stati Uniti. Apollo 7, 8, 9, 10, 11, 12. E lì ho scoperto il mondo della ricerca, che a me interessava molto più della conquista della Luna, che naturalmente mi interessava molto, ma tutta la ricerca che c'era dietro, sia tecnologica che soprattutto scientifica. In particolare in un centro dove si studiava l'origine della vita, perché c'era un problema pratico anche all'epoca di disinfezione di tutte le sonde da inviare in giro sui pianeti per non portare germi terrestri e poi di capire se la vita era unica sulla Terra o poteva esserci in altre parti. Quindi lì c'era una ricerca estesissima di base e ho detto, ma quando sono tornato, sono andato dal mio direttore e gli ho detto, guarda, io non voglio più occuparmi di 10 notizie al giorno, come si fa nel telegiornale. Voglio occuparmi di una notizia per un anno, cioè dedicarmi ai documentari. E feci subito 10 documentari andando in giro per il mondo sulle frontiere della scienza. E lì mi sono innamorato non solo della scienza, ma degli scienziati, nel senso che il loro modo di vedere le cose, sempre molto umile, sempre molto rispettoso, sempre prudente, era molto diverso dall'atteggiamento che altre persone colte hanno in tutti gli altri campi. È gente che pensa di sapere tutto e non sa niente. Invece lo scienziato, anche dal punto di vista etico, per me è stata una grandissima lezione, anche perché ho avuto molto di lei, cioè il fatto che sia così umile quando in realtà è di una cultura immensa. Ma guardi, io quello che mi chiedo io è anche
lei come fa ad avere quella grazia e quella semplicità nel comunicare, pur sapendo di avere dei mezzi incredibili? Cioè, questo... Guardi, io scrivo i libri che avrei voluto leggere e faccio i programmi che avrei voluto vedere. Cioè, mi metto nei panni miei, ma anche degli altri. Guardi, le racconto un piccolo episodio divertente. Quando scrissi il mio primo libro, intitolato L'uomo e la marionetta, per mostrare come noi siamo molto condizionati dai nostri geni, cioè da tutte le caratteristiche innate che abbiamo, ma poi naturalmente dall'ambiente, dall'educazione, dai valori, da tutto, dalla scuola, dagli incontri, eccetera. Quindi l'uomo e la marionetta alla ricerca di una libertà, di un libero arbitrio. È vero, un libro tra scienza, un po' di filosofia, ma soprattutto raccontava, stiamo parlando di esattamente 50 anni fa, e quindi allora c'era poca divulgazione, e spiegai tutte le questioni legate al DNA, alla clonazione, cioè tutte queste cose nuove che stavano venendo fuori. Allora ricevesti una lettera da una signora di Varese, la quale mi diceva: senta, io la devo ringraziare perché io sono curiosa, leggo libri, ma a un certo punto entro nella nebbia, non riesco più a capire. Mentre invece il suo libro l'ho capito tutto, perché è scritto in modo piacevole e scurrile. Allora, e lei, dico, una persona che scambia scorrevole per scurrile, insomma. E allora io ho scritto a questa signora ringraziando, ma lei le mi ha riscritto spiegando che era una persona che non aveva potuto studiare, aveva fatto la quinta elementare, però era una persona intelligente che voleva capire, che voleva conoscere, e aveva questo blocco del linguaggio. Le parole diverse le impedivano di entrare nella stanza della conoscenza. E mi ringraziavo perché gli avevo dato la chiave della serratura. Guardi che quella lettera mi ha colpito molto. E io ho detto, ma c'è un pubblico enorme che è disponibile, pronto per capire. Se tu glielo spieghi in modo semplice, divertente e scorrevole, è piacevole. Magari non scurrile, però. No, e questo l'ho fatto e lo facevo già in televisione. Io cito sempre che quando montavo un documentario di scienza e arrivavo a un certo punto dove c'erano delle cose complicate, allora chiamavo il primo che passava nel corridoio in moviola e gli facevo vedere la sequenza, e poi guardavo se si accendeva l'occhio oppure si pigneva. Se non capiva era colpa mia. Questo bisogna tenere presente. Io sono sempre stato un perfezionista, anche nei miei libri. Se lei vedesse il cestino, quando io scrivo un libro, ogni volta scrivo la pagina e la butto via, poi la riscrivo, la ricorrego e ricomincio da capo. Lei però scrive tutto a mano, vero? Tutto esclusivamente a mano. Io scrivo sempre a mano. Una volta scrivevo a macchina per cose di lavoro, ero anche abbastanza veloce, però la macchina mi paralizza, perché siccome faccio continuamente correzioni, adesso metto l'inserto, il fumetto, il richiamo, cioè quella roba lì non si può fare con la macchina da scrivere. E allora i miei libri sono proprio come dei disegni. Poi io do tutto questo a una dattilografa bravissima che lo dà perfetto. E questo continuo a farlo ancora oggi. Guardi, ho cominciato a scrivere proprio oggi un nuovo libro.
e sono a pagina 4. È sempre così. Ma la domanda che è stata posta dai miei compagni del bullone, volevo chiedere, ma quindi cioè, quando si parla di editoria e televisione, la comunicazione, quindi secondo lei è ancora possibile fare affidamento ai libri e quindi ai testi scritti, oppure bisogna affidarsi solo al medium di massa come la televisione? Cioè il fatto che lei abbia venduto così tante copie potrebbe anche renderci fiduciosi sul fatto che invece divulgazione in un modo semplice anche sui libri si può fare, però non sempre capita, e anche vedendo anche i miei compagni, i miei amici eccetera, la lettura diventa una cosa sempre più sporadica tra noi giovani. Lei pensa che lo so, è ancora importante? Non è difficile, perché chiunque può scrivere un libro, no? E quindi lei come fa a sapere se quel libro è scritto, se l'ha scritto uno scienziato va bene, ammesso che abbia le carte in regola. Se lo scrive un giornalista, capita quello che capita, se il giornalista è coscienzioso, competente, si fa correggere i compiti. Guardi, io i miei libri, prima, pur essendo documentatissimo, ogni volta verificavo le cose, li facevo vedere capitolo per capitolo sempre a degli esperti, perché doveva essere, come dire, l'olio extravergine d'oliva. Cioè, in questo mestiere non bisogna farsi beccare con degli erroni, perché se uno sbaglia perde reputazione. Cioè, nella letteratura uno può dire tutto quello che vuole, invece nella scienza no. Se uno comincia a dire cose sbagliate o far perde di credibilità nella comunità scientifica. Perché vede, io dico sempre, la comunicazione scientifica, la divulgazione, ha due referenti: per i contenuti, gli scienziati, e per il linguaggio, il pubblico. E allora bisogna cercare che queste due cose si compenetrino, essere semplici ma non semplicistici, essere creativi ma non andare fuori dalle righe, a mettere tanti esempi che magari sono un po' creativi, ma cercare poi di riportare il discorso nelle sue vere dimensioni. Vede, c'è un problema etico, secondo me, nel giornalismo in generale. Vede, oggi, per esempio, io ricordo quando facevo in particolare il telegiornale, c'era sempre questa questione dell'obiettività. Si è obiettivi, esiste l'obiettività? No, non esiste. Oppure sì. Beh, io ricordo che una volta andai al New York Times, il famoso New York Times a New York, nella vecchia sede, non so se oggi è ancora così, dove c'era lo slogan che compare anche sul giornale ed è quello che sempre si cita: tutte le notizie che meritano di essere pubblicate. E va bene, però nessuno cita il sottotitolo, che lì nella sede New York c'è, e il sottotitolo è il seguente: tutte le notizie che meritano di essere pubblicate senza l'intenzione di favorire o danneggiare qualcuno. Questa è l'obiettività. L'obiettività uguale onestà, indipendenza di giudizio. Questa è l'obiettività. E questa è dentro chi scrive. E allora, per questo che dicevo che l'etica è molto importante in questa professione. Poi, naturalmente, c'è un giornalismo schierato, chiaramente di parte, a sostegno di certe idee, però bene annunciato qual è, non si presenta con obiettivo.
Io mi sono sempre un po' confrontato con questa scritta, senza l'intenzione di favorire o danneggiare qualcuno. È molto nobile. Io posso fare una domanda? Io, scusa. Pietro, posso? Sì, sì, volevo fare la domanda che proponevate. Ah, ok, vai allora. Ecco, prof, le volevo chiedere, usciamo un po' anche da questi temi che abbiamo affrontato. Lei di che cosa ha paura? C'è qualcosa che le fa paura, di cui ha timore? Mi fa paura la violenza, perché contro la violenza è difficile ragionare. A me con le persone piace cercare di arrivare sempre a un accordo. Mi fa paura nel nostro paese la distruttività che vedo anche nell'informazione e anche nella politica. Io sono sempre stato abituato, sia come diciamo educazione familiare, ma come formazione professionale, a costruire, a cercare di non rompere le cose, ma di rimetterli insieme, trovare un punto d'incontro, trovare il modo di migliorare. Ecco, qui c'è molta aggressività, molta violenza, nel senso anche non fisico ma intellettuale. Basta che noi sentiamo i dibattiti, c'è addirittura poi la macchina del fango che tende a screditare le persone anziché le idee. E allora questo qui veramente mi fa paura, questo, perché vuole dire che il paese non riesce, facendo così, a costruire qualcosa di solido per la generazione futura. Perché, vede, noi abbiamo delle tecnologie straordinarie, molta intelligenza, molte competenze che ci permetterebbero di vivere molto meglio, ma questo conflitto continuo crea veramente difficoltà anche nel dibattito, nei ragionamenti, a trovare una strada comune. Ecco, in questo sì, questo è una cosa che mi dà molto fastidio. Ho capito. Prof, una curiosità che ho io e una domanda che mi è venuta in mente in questi giorni. Lei, dato che prima parlava anche di quanto hanno, come dire, un effetto su di noi anche gli affetti che abbiamo, l'ambiente culturale in cui cresciamo, i condizionamenti vari, e le volevo chiedere che cosa ne pensa anche dell'effetto farfalla, di quel battito di ali in un punto del nostro pianeta che provoca una tempesta dall'altra parte. Cioè, è vero che, ad esempio, mi viene in mente il fatto storico magari più eclatante, che l'infatuazione di Antonio per un aspetto alla fine irrisorio del volto di Cleopatra, che era il naso in questo caso, può provocare, come dire, la caduta di un impero epocale come quello romano, alla fine è stato... Sì, guardi, diciamo, quello è il paradosso della farfalla, è veramente è utile per dire come tutte le cose sono collegate tra loro. L'ecologia e questi, gli ecosistemi, dipendono moltissimo da un insieme di cose. Io faccio spesso l'esempio degli scacchi. Non so se voi giocate a scacchi o conoscete. Ebbene, negli scacchi ogni singolo movimento è proprio come un battito di ali di farfalla che cambia le relazioni tra tutti gli altri pezzi. Cioè, nel sistema di gioco, se lei muove un pezzo, qualunque esso sia, cambia tutto il quadro e le relazioni tra gli altri. È un po' come il battito di farfalla, però è un sistema chiuso e piccolo. Diciamo, il mondo è un sistema molto più che attutisce tutte queste
piccoli micro sistemi che con un feedback che si annulla. Però in teoria è così, effettivamente. In un sistema chiuso ogni cosa... E difatti, vede, questo è un problema anche più generale nei comportamenti, perché siccome tutto è collegato, vuol dire che certi comportamenti sono incompatibili con altri per ottenere certi risultati. Ecco, lì è un'altra delle cose che a scuola bisognerebbe insegnare. E come tutto io penso che nel 1982, quindi quanti anni fa, ero stato coinvolto dal Ministero della Pubblica Istruzione per la riforma dell'insegnamento elementare della scuola primaria. E io dissi, ma io non so niente di scuola. Sì, ma lei è un creativo, un battitore libero, ci può dare delle idee. Per la patria al servizio. Insomma, questa commissione era formata da 54 persone, quindi zero, finito, neanche cominciare. Non puoi fare una commissione con 54 persone, anche se poi si creavano gruppi tematici. Fai una commissione per decidere qualcosa, massimo 5 persone, altrimenti tutti portano le loro idee politiche, ideologiche, e i loro saperi, le loro ignoranze. Cioè. Comunque, partecipare. Io proposi tre cose. Uno era l'insegnamento dell'inglese, a partire dalla prima elementare, dicendo guardate che questi ragazzi, quando saranno grandi, dovranno sapere l'inglese, perché altrimenti perderanno tante opportunità anche di lavoro, ma di studio. Niente. Opposizione. Non so dire. Secondo, proposi di mettere sul banco della prima elementare un bilancino di quelli che avevano una volta i droghieri e i farmacisti. I due piatti, no? E mettevo un peso di qua e la merce di là. Anche l'antica stadera, quella dei mercati, quella della giustizia. Allora, perché? Perché bisogna che qualcuno cominci a capire, sin da bambino, che se tu vuoi una cosa, cioè metti, vuoi avere questa cosa qua, bisogna che tu la controbilanci con qualcos'altro. Per ottenere un vantaggio, devi sapere che ci sarà uno svantaggio da qualche altra parte. Cioè il tuo battitone di farfallone qua creerà una tempesta dall'altra parte. Veramente, se il sistema è chiuso ed è piccolo. Quindi incompatibilità, perché qui la gente vuole delle cose, ma non le conseguenze delle cose. Allora, come si dice, la botte piena, la moglie ubriaca e magari anche l'uva nell'orto. Questo è un concetto importantissimo. La terza cosa era io fossi un insegnante, farei anche e soprattutto il regista. Cioè porterei in classe tante cose come state facendo voi adesso. Porterei personaggi, porterei filmati, cose legate alle cose che sto imparando, non cose documentari, a prescindere. E per far diventare la scuola un sistema di interazione e poi naturalmente il programma, ma arricchire la scuola con tutti questi apporti che oggi l'elettronica consente. Finito, queste cose non erano neanche... Arrivederci, grazie. Io smisi a un certo punto
rende via. E però per quanto riguarda le lingue, io vorrei dire questo. Io ho studiato il francese a scuola. Dopo 8 anni che studiavo francese, sapevo quali erano le parole che al plurale portavano la X e non la S. Juju, caillou, bijou. Però non sapevo parlare francese. E quando andai a Parigi, dovete ricominciare da capo a studiare. Beh, la stessa cosa ho fatto per l'inglese. Me lo sono studiato da solo, studiando i vocaboli. E poi il russo. Ho studiato il russo per 6 anni, perché volevo andare a fare il corrispondente a Mosca. E ho imparato la lingua. La grammatica viene poi man mano, come si fa con i bambini. Ai bambini si insegnano le parole, non le eccezioni, i verbi irregolari. E così è. Tra l'altro il russo ha una grammatica molto complicata. Però io quando sono andato a Mosca parlavo con la gente, capivo, e andavo in giro da solo con mia moglie, senza magari sbagliando i congiuntivi, però parlando. Ecco, qui non si insegnano, perché non si insegnano le parole. Allora, per dire, io credo che manchi nella nostra società in genere un po' di pragmatismo, perché le cose o sono perfette o non si fanno. Non è così. Cominciamo a farle, poi man mano la gente va avanti per conto suo, oppure smette. Ma c'è una dinamica che nel mondo che è quella che poi permette alla gente di fare anche delle scelte. Ma se non gli dai l'opportunità, non può farlo. E quindi sono andato un po' a ruota. Sì, ma è bellissimo. Ma io però volevo chiederle, qual è secondo lei il futuro? Cioè, lei come prospetta un po', cioè, qual è secondo lei il futuro per i giovani di oggi? Come vede i giovani di oggi tra, non so, 10 anni? Guardi, intanto vorrei cominciare col dire che i giovani di oggi sono migliori di quelli che vediamo in televisione. Io alla fine di ogni telegiornale, ogni volta mi si rizzano i pochi capelli rimasti, perché vedo che alla fine del telegiornale c'è qualcuno con la cresta di capelli e gli orecchini che suona la chitarra. Ma quello è il modello di giovani che date. L'Italia è piena di ragazzi come voi, in gamba, intelligenti, anzi, vorrei felicitarti perché sei molto bravo, hai fatto delle domande molto precise e intelligenti. Grazie mille. Grazie. A me vedi perché continuo a parlare. Io perché mi piace un interlocutore come te. Ecco. Allora, questi sono i giovani da portare in televisione. Questi sono i modelli, i ragazzi tra l'altro dedicati anche al volontariato, ai problemi sociali. Ma poi i giovani che studiano, che hanno delle ambizioni sane, non quella di sfondare nel calcio o nella chitarra. Ma che paese è quello? Allora, vedi, io credo che la televisione dia una visione distorta, perché per la divinità ascolto, quanto ascolto fa, quanto abbiamo fatto, che scelte avuto, si sacrificano dei valori fondamentale. Credo che lì, vedi, io sto scrivendo questo libro e dicevo che ha a che fare col PNRR, col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra l'altro hanno usato una parola che nessuno sa cosa vuol dire. Se voi chiedete a 100 persone cosa vuol dire resilienza, beh, quante persone? Io ho provato a farlo, nessuno lo sa. Ma però sono più quelli che se la tappa. Ma mettete ripresa, resistenza, ma resilienza. Ma vabbè, comunque questo piano qua, bellissimo, pieno di cose, cioè, pieno di miliardi, ma funziona
funzionerà oppure no. Se le cose le fanno gli uomini, non le fanno i regolamenti comunitari, né i pezzi di carta, sono le persone che lo fanno. Allora, tu mi dici qual è il futuro per i giovani? Il futuro non esiste, esistono tanti futuri, non esiste un futuro già predeterminato. Dipende da come noi ci comportiamo. Questo è il vero futuro. Il futuro si costruisce pian piano oggi, facendo o non facendo certe cose. Ecco, e quindi anche questo piano di resilienza, ma vogliamo parlare un po' meglio della scuola, dell'università, della ricerca, dei valori, della capacità dei giovani non solo di cercare un posto fisso, ma di inventarsi, di essere dei piccoli o anche grandi imprenditori. L'imprenditorialità in altri paesi è quello che poi arricchisce il paese. E poi delle regole anche di più serie in tante cose, per cui è un nostro paese disordinato e indisciplinato, e poi questo viene messo come la creatività, ma non è quello. E quindi tutte queste cose non sono scritte, ma guardi, io c'è una cosa che come genitore, io ormai sono nonno, ma se io fossi un genitore, uno che ha un bambino, e vado, lo porto a scuola e consegno il suo cervello preziosissimo nelle mani degli insegnanti e poi vado a ritirarlo dopo 12 anni, 13 anni, 15 anni o 20 anni. Che cosa mi restituiscono queste persone? Una persona che ha sviluppato le sue potenzialità, che si è arricchito di competenze, che ha dei valori, che capisce meglio il mondo, che sa porre delle domande, oltre che rispondere a papera, alle cose che ha imparato. Ecco, queste sono le cose. Ma come mai non c'è da parte del sistema Italia un'attenzione sulla qualità della scuola? Lo sai che in questi test PISA sul rendimento scolastico a 15 anni l'Italia è agli ultimi posti. Poi quando si parla d'Italia lo sappiamo che è un paese molto diverso nelle varie regioni, nelle varie città, è tutto macchia di leopardo. Anche al sud ci sono realtà eccellenti. Però è la media che poi conta, è quella che fa i conti. Allora, noi siamo indietro. Qui è la vera rivoluzione. Il piano di rinascita è quello delle persone, dei comportamenti, dei valori, della conoscenza, delle competenze, della capacità. Ma vedi, per esempio, negli altri paesi ci sono, parliamo di Inghilterra, America, che sono, ma anche la Svizzera, la Germania, ci sono delle università in cui se uno non dà tutti gli esami, esce fuori, non può continuare, non si fa fuori corso, non esiste. Però bisogna studiare di più. Io ho una ragazza, conosco una ragazza che abita a Zurigo, dove tra l'altro la scuola è una cosa molto seria. Ebbene, ha avuto come premio, perché era brava, è andata un semestre a studiare a Singapore, perché conosceva bene l'inglese, è andata. È tornata frastornata. Ha detto, ma quelli studiano come dei pazzi. Ma sai che in queste classifiche
dei migliori studenti al mondo su 5 paesi, 4 migliori, 4 paesi su 5 sono asiatici. Quindi la vecchia Europa, che pensa di essere così intelligente, colto, bravo, eccetera, certamente poi quando si va a parlare di cultura, cioè, la cosa è molto. Ma quando si parla di insegnamento, di risultati scolastici, qui l'asticella è troppo bassa rispetto agli standard internazionali. Bisogna avere una capacità. È come se nel campionato di calcio, se tu fai il campionato e vai a giocare con delle squadre forti, allora non si può fare un piccolo allenamento così con un allenatore. Sì, non è tanto bravo, però poverino, anche lui ha diritto. Ma quella è la selezione, è come le Olimpiadi. Le Olimpiadi mandi quelli bravi, perché poi c'è il medagliere. Insomma, credo che su questo versante della scuola e dell'università ci sia tantissimo da fare, che non c'è o solo in parte c'è su questo piano, perché dipende molto dalle persone e non dalle regole scritte. Bisogna che siano poi applicate. Non so se dobbiamo ancora andare avanti, quanto abbiamo parlato. E prof, è stato veramente bellissimo, veramente, grazie mille, è stato... Io comunque se ringrazio voi, perché mi fa piacere incontrarmi con dei giovani in gamba. E voi siete la speranza di questo paese, non quelli che sono la chitarra in televisione o che giocano a calcio. Voi siete... Noi veniamo in televisione comunque quando vuole. Scherzo. No, noi per noi è veramente stato un onore, grazie davvero. E ci ritroviamo anche un po' in molto di quello che lei dice, no? Perché il nostro motto è pensare, fare e far pensare, nonostante le esperienze di malattia, nonostante tutte le vicissitudini che attraversiamo, è sempre l'idea di fare insieme, di, come diceva anche lei, no? Di fare queste, cioè di iniziare a fare, poi piano piano, no? Si capisce, si coinvolgono le persone, si sta insieme. È un percorso comune, quello del bene comune, no? Quindi, insomma, è sì. Molto bello. Bene. Allora, bravi, complimenti e speriamo che tutto questo, questi soldi che stanno arrivando, che bisognerà poi rendere. Sì. Noi abbiamo scritto una lettera a Draghi a luglio che ci ha risposto dopo 2 settimane, poi le mando la copia del giornale cartaceo, e, insomma, noi anche lì abbiamo detto noi ci siamo per fare il PNRR resilienza. Quindi va bene, complimenti a tutti voi allora. Grazie mille.